Questo programma è offerto da carissimi amici miei, ecco, del Partenope Social, lo dico così giusto per non chiamarvi tutti quanti per nome. Che bello potervi mandare questo messaggio da lontanissimo, eppure sentirvi così vicini, proprio perché la nostra amicizia va oltre i confini dello spazio e del tempo. Mando questo messaggio in merito alla finale che affrontate oggi questa sera. È bello che ancora una volta siete in finale, sta quasi diventando un'abitudine ogni anno arrivare in finale. La favola, ecco, continua, come dice un famoso cantante. E beh, questo non può che mostrare un certo spirito di comunione, oltre ad essere squadra, ma dimostra ancora di più la vostra voglia, ecco, di lottare ancora per qualcosa. Ecco, penso che questo sia segno anche di una vita vissuta, ecco, di presenze che sono veramente vive, perché non basta essere vivi, bisogna anche come dire, mostrare uno spirito comunque vivace, uno spirito che vuole vivere la vita a pieno. E voi ce l'avete, ed è proprio questo spirito che dovrà anche animare la vostra partita oggi. So quello di cui siete capaci, nonostante l'avversario che vi trovate di fronte, e mi auguro che ancora una volta, ecco, lottate come squadra e questa coppa la portiamo a casa. Vi accompagnerò cercando, forse, se possibile, di seguire qualche spezzone, diciamo, della partita, ma vi accompagnerò anche con la mia preghiera. Un abbraccio a tutti quanti voi e non vedo l'ora di vedervi, ma anche di allenarmi con voi. Buona giornata e la coppa. Voglio vedere le foto di stasera, diciamo, di voi che alzate, diciamo, il trofeo. Signori amici intersocialisti e non, eccoci qui all'attimo dell'ultimo atto del torneo 23-24. In finale di Coppa ci si schiera con Partenope e Albasoft. La Partenope è capitanata da Sasa Campilongo, affronta la Albasoft di Salvatore D'Alterio. Vediamo come si mettono in campo gli 11. A porta Campese, una difesa a 3 con Carlo Coppola, Livio Franchi e Ciro Colimoro. Un centrocampo a 5 con Rosario Esposito, Sasa Campilongo, Ciro Pellecchia, Massimo Marotta e coi due davanti Barco e Pingue. Viceversa, di là troviamo Giancarlo Martelli tra i pali con Antonio Cuccorese, Antonello Catania, Salvatore D'Alterio, Alfonso Innocente, Roberto Carannante, Alfonso Pallonetto, Francesco Pesacane, Massimo Pini, Mario Salvati e Gennaro Sarnelli. Questo è l'11 di partenza dell'Albasoft. Partita caratterizzata fondamentalmente dal gran caldo che sta affliggendo non soltanto la Campania ma tutta l'Italia in questo periodo, ed ecco che dopo il rituale del Forza Ragazzi
e la Partenope si sono le classiche foto di rito, dove io non ci sono perché sto facendo qua. La palla, il calcio d'inizio sarà a favore dell'Alba Soft, che con Gennaro Sannelli toccherà il primo pallone, suppongo all'indietro per i centrocampisti. Sono esattamente le 20:40 e in questo momento l'arbitro fischia il via. Sannelli per Coccorese, subito aggredito da Campilongo, con D'Alterio salvati. Massimo Pini, la manovra si sviluppa sul lato destro dell'Alba, subito intercettata la palla dalla Partenope, gestita con Massimino Marotta, la gioca per Sasa Campilongo, fa un dribbling, salta il diretto avversario, ma perde poi la palla. Riparte a questo punto l'Alba Soft alla ricerca del bomber Antonello Catania, che subito intercettata però la traiettoria del pallone dal buon Ciro Pellecchia. Gioca la Partenope, Carlo Coppola per il presidentissimo, Rosario Esposito, Massimo Marotta, passaggi facili, ecco per Mario Carnevale, Antonio Pingue. Giocano la palla alla Partenope, Mario Carnevale fa un primo pensiero di lanciare Antonio, ma non ci ripensa, e rigiocano la palla in maniera anche abbastanza veloce, però l'errore di Mario Carnevale permette all'Alba Soft di rimettere la palla in gioco. La battuta del fallo laterale Alfonso Pallonetto per Antonio Coccorese, che con maestria si libera di due avversari e lancia Alfonso, che però viene intercettato dal Ciro Pellecchia. Palla in fallo laterale per l'Alba Soft. Andrà a rimettere con le mani lo stesso Alfonso, probabilmente per Gennaro Sannelli, no, ci ripensa, o sì, ecco Sannelli che con il suo sinistro fa quello che vuole per D'Alterio, che prova a calciare in porta, ma la palla va alta sulla traversa. L'assenza dei racchettapalli, il raccattapalle sicuramente sarà un problema che farà giocare molto di meno. Il campo è molto grande, c'è la pista d'atletica a delimitarlo e quindi è chiaro che si perderanno secondi e minuti per il recupero di ogni singola palla. Fin quando sarà sullo 0-0, poi quando succederà che una delle due squadre perderà e senza vantaggio metteranno dietro le porte i panchinari. Buono là il movimento di Rosario, che lancia la palla su Ciro Collimoro, che parte, ottimo il controllo di Sasà, altrettanto valido il contrasto di D'Alterio, che con Mario Salvati sbrigano la faccenda e passano da Giancarlo. La gira su Massimo. Chiama la palla Sannelli, che viene servito in questo momento da Massimo Pini, ma sbaglia per l'aggancio, ne approfittava Antonio, ma l'arbitro ha fischiato un fallo a favore dell'Alba Soft fatto da Mario Carnevale ai danni di Gennaro Sannelli. Calcio di punizione a favore dell'Alba Soft. Livio.
muove bene la palla alla Partenope, la manovra si sviluppa in maniera armonica. Carlo per il capitano, ottima piruetta su se stesso, benissimo il movimento centrale, bene Antonio che lancia Ciro Colimoro, metterà al centro, arriva Sasà, grandissima occasione da gol sprecata dal buon Antonio che ha fatto un bellissimo movimento, ottimo Ciro Colimoro. Antonio si è trovato la palla giusta che però probabilmente influenzato pure dalle luci artificiali non l'ha inquadrato bene la porta e ha buttato la palla sopra la traversa. Grande ghiotta occasione da gol al sesto del primo tempo con Antonio. Gennaro cerca di mandare Alfonso sull'alto di destro, fa buona guardia Mario Carnevale che subisce fallo e sarà l'area partenza per ripartire con un fallo di punizione affidato al centrale di Vio Franchi. La gioca su Mario Carnevale, che vede bene centrale Salvatore Campilongo che voleva l'ausilio di Massimo Marotta, ma non si sono capiti i due centrali della Partenope e ne approfitta Gennaro che cercava di fare un passaggio per il suo centrocampista, intercettato sempre da Sasà che giosta la palla, Livio per Rosario, per Antonio che subisce un fallo di Mario Salvati che correttamente gli va a chiedere scusa e bene fa sia a fare il fallo che a chiedere scusa. La palla per Maurizio Barco che non ha un buon controllo, era difficile ma fa buona guardia la difesa dell'Alba Soft. Giocano la palla sul lato sinistro. Subisce in questo momento fallo Salvatore D'Alterio. E va stesso lui alla battuta di questo calcio di punizione. Il Correse per Sarnelli, non si trovano, riparte la Partenope con in questo momento sul lato di destra ancora Ciro Colimoro che imperversa, però stavolta viene anticipato nella sua azione, ma riprende la palla alla Partenope, la gioca e a questo punto subisce fallo, non è d'accordo il capitano Salvatore D'Alterio. Ma tant'è, l'arbitro vede un calcio di punizione a favore della Partenope, decreta un calcio di punizione a favore della Partenope. Sulla palla Antonio Pingue, probabilmente calcerà direttamente in porto. Giancarlo si dispera con la sua barriera che non lo ascolta, Giancarlo Martelli. Dalla postura sembra proprio intenzionato a calciare Antonio, forse si vuole far perdonare dell'errore fatto in precedenza. Stiamo a vedere. Parte Antonio, calcio in porta e la palla sale sopra la traversa, addirittura in maniera meno clamorosa rispetto all'errore fatto in precedenza. La battuta del fondo andrà all'Alba Soft con Giancarlo per Salvatore. Giocano sull'auto di sinistro, la palla per Cocorese, preso da Rosario, subito riconquista palla la Partenope. In maniera abbastanza tranquilla gestisce la palla a centrocampo con Antonio Pingo, ancora con Sasà Campilongo che lancia in maniera bellissima Antonio, calcia Antonio
e anche stavolta la palla purtroppo non c'entra la porta. Dico purtroppo ovviamente perché essendo io un non tesserato della partenza potete ben pensare per chi faccio il tifo, però è andato di fatto. Riparte l'Alba, sbaglia nel passaggio e Massimo Pini, la palla viene gestita da Sasà che con Antonio la gioca su Mario che colpisce in maniera anche un po' goffa direi il pallone con la mano sinistra, con la spalla sinistra, e l'arbitro giustamente decreta il fallo di punizione a favore dell'Alba Soft. Riparte l'Alba con Antonello Catania a controllare una palla centrale. Massimo prova a calciare per Alfonso ma la palla va in fallo laterale e andrà a batterla Ciro Pellecchia. La gestisce per Livio Franchi che la gira su Carlo Coppola, a sua volta la girerà, no, invece la dà a Massimino che la gestisce per Rosario. Ancora Massimino, no, invece Maurizio Barco. Era buona la palla, però anche stavolta non ha avuto esito positivo perché la difesa ha fatto ottima guardia. Riparte l'Alba con quelli che probabilmente sono i fuoriclasse, se vogliamo dirlo, sicuramente Sarnelli è uno di questi. In questo momento Cuccorese a centrocampo gestisce ma perde in maniera e fa un fallo, l'arbitro non fischia per la regola del vantaggio. Riparte la partenza, poi arriva Ciro Colimorro sulla destra, la richiama ancora Sasà, calcio in porta Sasà e fa un bellissimo tiro che va di poco sopra la traversa. Siamo arrivati praticamente al 12° e già si sono visti almeno 3 occasioni da gol valide per la Partenope, mentre il buon Campese non ha ancora sporcato i guantoni. Riparte l'Alba Soft, Gennaro Sarnelli fa il dai e vai. Ancora Sarnelli con la palla nei piedi, cerca di illuminare Antonello Catania, la palla è probabilmente un po' lunga, infatti Antonello, sebbene faccia uno scatto, non riesce a mettere in gioco la palla. Si riparte dalla Partenope che con Livio e con Ciro Pellecchia e con Mario Carnevale tramano in maniera direi quasi impeccabile il gioco della Partenope. Maurizio fa boa di centrocampo ma come dicevo prima in maniera anche un po' goffa tocca la palla con il braccio e l'arbitro giustamente decreta il calcio di punizione a favore dell'Alba Soffet. Palla per Cocorese, cerca sempre il suo compagno Gennaro Sarnelli ma stavolta il passaggio è sbagliato ed è facile preda del terzino Ciro Pellecchia. Maurizio Barco gioca la palla sul lato sinistro dove Antonio Pingue guarda la situazione, aspetta il capitano che arriva, Sasà fa l'1-2, subisce un fallo non rilevato dall'arbitro, Sasà va a terra e l'Alba Soffit in maniera molto sportiva lascia la palla fuori per permettere agli addetti alle cure della punta di diamante della Partenope, Sasà, a riprendersi dall'intervento subito in maniera non fallosa per l'arbitro e quindi si riparterà con un fallo laterale a favore della Partenope che sicuramente verrà dato all'Alba Soft. Nel frattempo gli spalti si sono anche un po', non dico riempiti, ma perlomeno ci saranno una 30ina di persone a guardare l'atto finale di questo torneo, come dicevo prima. In questo momento è arrivato Rosario Frezza
diciamo, tutti quelli che un po' come me da oltre 40 anni fanno questo torneo. È un appuntamento sempre gradevole venire a passare la serata guardando amici che all'età di 60 anni danno ancora un calcio ad un pallone, per chi ce la fa. Tonello Catania cerca di partire ma viene inesorabilmente fermato da Ciro Pellecchia. Marotta gioca la palla per Sasà Campilongo. Vede Mario Carnevale, la palla però è intercettata da Alfonso Innocente, giocata per Gennaro Sarnelli che vuole mandare Antonello Catania, ma ancora una volta la retroguardia della partenza fa buona guardia, scusatemi il gioco di parole, e riparte a tessere trame di centrocampo. Rosario Esposito ci pensa su chi darla, vede Pellecchia che la manda in maniera corretta su Ciro Pellecchia che la gioca con Massimo, che la gioca con Sasà, ma stavolta il triangolo non si chiude. Sasà ha giocato questa palla un po' moscia, non so perché. Riparte l'Alba con Salvatore, Antonello Catania si fa un giro su se stesso, guarda i suoi compagni e decide di fare un ulteriore dribbling per poi poter passare la palla dietro al capitano che la gioca con Mario Salvati, che la gioca con Massimo. Antonello Catania subisce questa volta fallo fischiato in maniera corretta dall'arbitro ai danni di Ciro Pellecchia. Antonello rimane a terra, ma sicuramente tra pochi secondi si alzerà. Sta Rosario Frezza che ci è venuta a vedere questa finalissima. Ciao Rosario, buongiorno, buonasera, come stai? Tutto bene. Che pensi di questa partita? Ciao, che piacere incontrare vecchi amici e vedere questa finale. Io poi tra l'altro abito vicino al campo. Questo è il valore aggiunto o sei venuto, apposta? Batte Gennaro Sarnelli la punizione, il sinistro è sempre quello che è di Gennaro, che anche a distanza di 30 metri ha messo la palla all'incrocio dei, dei pali. Rosario, come li vedi queste squadre? Niente, diciamo che arrivando all'11 luglio diciamo che il torneo nostro diventa sempre più lungo, no? Giocheremo ad agosto l'anno prossimo. Vabbè, sicuramente sono due compagini di alto vertice. Questi primi 20 minuti si è vista una supremazia della Partenope che ha già mangiato, cioè, ha fatto già 3 palle gol, sì. E quindi probabilmente legittima una superiorità. Diciamo che con questo caldo pure, voglio dire, chi sta bene fisicamente alla meglio, no? Certo. Sicuramente. Però poi c'è sempre il giocatore che fa la differenza, che alla fine in una, a lungo andare in una partita combattuta la giocata del singolo può valere tanto. Un tuo pronostico? Il pronostico io vedo un pari, vedo un pari, andranno ai rigori. Speravo che non sia così perché sti poverelli a fare altri debiti supplementari, anche no. Va bene, grazie Rosario, magari ci vediamo all'intervallo. Nel frattempo la manovra si svolge con la Partenope che gestisce palla, Sasà Campilongo manda sull'auto di destro Ciro Colimoro, prova a mettere la palla a centro e viene intercettato da Alfonso che mette la palla in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della partita a favore della Partenope e lo va a battere. Riesci a vedere chi è il numero? Laggiù sul lontano, chi è il numero? Tu c'hai il... probabilmente c'hai il... Pingue. Antonio Pingue va a battere. Ci sta la torre Ciro Pellecchia. In realtà è Sasà Campilongo a calciare bene di testa, a calciare bene di testa non si può dire, a colpire la palla di testa. Arriva il buon Mario Carnevale, calcia di sinistro senza peggiarci su. E la palla anche stavolta va all'esterno della porta.
riparte l'alba con Salvatori, il mister Turiello raccomanda alla sua squadra di fare un più di pressing, ma con questo caldo veramente chiedere tanta tanta roba. Nel frattempo Antonello Catania prova a liberarsi di Ciro Pellecchia, che con tanto mestiere si prende la palla senza fare fallo, sempre per l'arbitro. E per permettere che Antonello si rimettesse in piedi ha buttato la palla fuori, quindi fallo laterale che batterà Alfonso Innocente e che penso andrà a restituire la palla alla Partenope. Passato metà primo tempo, i ritmi non sono sicuramente quelli che ci si aspettava, però è già tanta roba. Bene adesso la manovra della Partenope, Pingue è arrivato a calciare, calcia e fa gol. Ah no, per poco la palla non si infilava alla sinistra di Giancarlo, un tiro fatto bene. La difesa dell'Alba si è completamente aperta, ha permesso ad Antonio di arrivare al limite dell'area, ha calciato senza però centrare il bersaglio. Nel frattempo ci ha raggiunto un altro storico del torneo, nato il giorno prima del mio, l'11 o il 12 sei nato di ottobre? Il 10, io sono il 10 un giorno prima del sottoscritto, un altro storico del torneo, Antonio, che ci dice cosa pensa di questa partita. Sì, buonasera a tutti. La partita è, diciamo che è abbastanza equilibrata, se non fosse per il fatto che la Partenope ha avuto almeno due belle occasioni da gol e purtroppo non le ha sfruttate. Ancora adesso sta attaccando, quindi addirittura adesso reclamano un rigore, ma l'arbitro non è d'accordo. Però sembrerebbe qualcosa in più da parte della Partenope, almeno in questa fase del primo tempo. Vediamo se riusciranno a reagire i ragazzi avversari. Al momento la situazione vede un po' di predominio da parte degli uomini in azzurro. No, sta cercando di far capire agli spettatori come la vede la partita. Senti, così come dicevo un altro storico del torneo, qual è il tuo pronostico? Ma il pronostico per stasera, vedendo le immagini, diciamo, di queste prime fasi, sembrerebbero un po' a favore della Partenope. Per quanto riguarda i valori in campo, credo che ci sia abbastanza equilibrio. Sicuramente ci sarà qualche azione individuale. Tra l'altro vedo in ottima forma Sasà Campilongo, veramente in ottima forma, sembra essere tornato 20 anni indietro. E così come lui ci sono altri che stanno dando anche un buon rendimento atletico. È probabile che in questo modo, ecco, in questo momento c'è stata una traversa, credo che l'abbia presa Alfonso della squadra Campese. Sì, che ha colpito la traversa e Campese non è riuscito ad intervenire. Una bella parabola. Adesso è partito Pingue, va da solo in area di rigore, molto veloce come sempre. Vediamo se riesce a tirare, ha tirato e fa gol. Gol di Pingue, 1-0, la parola a Massimo. Per la serie gol mangiato, gol fatto, ecco qua, quello che il calcio dice, quello prende la traversa, Alfonso, e successivamente nella ripartenza è andato a fare gol il buon Antonio Pingue. Nel frattempo chiediamo lumi ad uno che di calcio ne capisce per davvero, perché ha fatto l'allenatore per tanto tempo. Siamo qui col mister Gaetano Di Liddo. Gaetano. Buonasera. Buonasera, è sempre un piacere vedere tutti voi. È reciproco. Cosa ne pensi di questa partita? È meritato? Vabbè, diciamo che sì, onestamente, da gol precedentemente, diciamo un campo così bello con questo caldo. Già è una medaglia vinta per questi qua, te lo dico io personalmente. Poi certo, se parliamo un po' della partita, certo, diciamo che stanno facendo pure una bella partita. Dopo i primi 5-6 minuti adesso si stanno vedendo le azioni e poi
abbiamo visto un gol veramente bellissimo. La legge del calcio, gol mancato. Sì, gol mancato della traversa, che è stata anche una bella cosa, però lui ha fatto una progressione 30 metri. D'altra parte, il valore aggiunto della parte della freschezza. Ma sì, sì, ma lo so, ma guarda, poi specie in questo campo qua, in velocità, nello spazio, è uno che fa male, si è dimostrato. Però onestamente è una partita equilibrata. Il tuo pronostico? Ma non te lo so dire, perché comunque qua alla fine a ritmi bassi emerge la fantasia del giocatore, che poi guarda il campo com'è grande, con questo caldo, l'età. Le giocate si vedono sempre, anche a ritmi bassi, ma si vedono. Il pensiero invece dell'altro di Lido, che fa il goleador a tempo perso? No, questa è una partita, secondo me partita come sta meritando la Partenope. Gioca più a calcio, palla a terra, in velocità. Diciamo sta meglio in campo. Sta meglio in campo e c'è pure più velocità. Nel frattempo Ciro Colimoro cerca di raggiungere la palla, però viene chiuso in maniera splendida. Grazie ragazzi, a dopo. Bene, dopo questa carrellata di personaggi ritorniamo in postazione e andiamo a gioire di questo bellissimo gol che, come diceva Gaetano, oramai Antonio se parte è difficile da prendere. Vediamo come si riorganizza l'Alba. Antonello Catania subisce un fallo da Rosario Esposito, gli chiede scusa, l'arbitro non fischia per la regola del vantaggio. L'Alba continua a spostare il baricentro un po' più avanti, vediamo i tre terzini sulla linea di centrocampo, quindi con il netto, non la netta intenzione di portare il gioco nell'altra metà campo. Nel frattempo Carnevale fa un fallo che permette all'Alba Soft e al sinistro magico di Gennaro Sarnelli di poter riprovare uno dei suoi pezzi forti, la punizione al limite dell'area. Quindi un po' tutti d'accordo con il fatto che la Partenope, dopo quasi mezz'ora di gioco, merita il vantaggio di 1-0. Vediamo, si appresta alla battuta il sinistro di Gennaro Sarnelli. Campese, in maniera anche abbastanza certosina, mette 5 uomini in barriera e ha fatto gol. Gennaro Sarnelli è una prodezza di quelle che ormai ci ha abituato, è quasi per lui una normalità. È il, come diceva Gaetano Di Lido, il singolo fa la differenza in questo momento, che Gennaro ha fatto un grandissimo gol. Chapeau a Gennaro Sarnelli, sia come velocità, come precisione. Un ragazzino dell'età sua a fare questi gol, veramente tanta roba. Bravo Gennaro. Abbracciato dai suoi compagni, si riparte quindi sull'1-1, palla al centro, si riparte con la Partenope e Sasà Campilongo, che lancia Ciro Colimoro, che devo dire la verità su quel lato di destra sta facendo il bello e il cattivo tempo. Ancora per Sasà, lanciato da Maurizio Barco, però viene intercettato dal centrale difensivo e riparte l'Alba. Siamo giusto alla mezz'ora del primo tempo, il punteggio è di 1-1, in maniera forse anche giusta. Alla prodezza di Antonio Pingue ha risposto un'altrettanta prodezza Gennaro Sarnelli. Nel frattempo l'Alba con Roberto e con Antonello giocano bene la palla, veloce, sul lato sinistro sempre Gennaro. Fa buona guardia Carlo Coppola, che passa su Massimino Marotta, Antonio Pingue, ma in questo momento l'Alba ha trasferito il proprio baricentro nella metà campo della Partenope e quindi giocano loro la palla. Dopo i primi 20 minuti dove la Partenope ha condotto e ha fatto la partita, in questo momento è l'Alba a fare la partita. Antonello Catania subisce un fallo da Carlo Coppola.
Batte Coccorese, no, ma c'è Mario Salvati a terra, c'è Mario Salvati a terra che chiede l'intervento della panchina. Alla battuta Roberto batte centrale, salta Livio, parte Carlo, no, parte Ciro Pellecchia per Livio, per Sasà che a occhi chiusi manda Ciro solo perché l'aveva sentito, ma in realtà l'errore era dietro l'angolo, perché lo sbaglio, il passaggio era sbagliato. Nel frattempo prova Antonello a passare sul lato sinistro, ma fa buona guardia il buon presidente. Alla battuta del primo calcio d'angolo, se non ricordo male, dell'Alba Soft, forse il secondo, alla battuta Gennaro Sarnelli. Palla al centro, l'errore di controllo del centrale, Mario passa, Maurizio Barco subisce fallo. Salvatore. Riparte la partenope con Massimino Marotta, Mario Carnevale, Massimino Marotta, la palla gira veloce, Rosario Esposito, guarda i compagni, sceglie Sasà per Rosario, una palla trasversale per Livio, ancora per Rosario, ancora per Livio, preferisce non rischiare, giocare con Carlo indietro, Carlo per Rosario, Rosario per Sasà, si sviluppa bene la manovra, sulla sinistra c'è in questo momento Mario che va, la mette al centro, bene, controlla Salvatore, Antonio, arriva con ritardo Sasà, era una buona azione, ottimo il cross di Mario Carnevale, e riparte adesso l'Alba con Antonio Coccorese. Lancia Alfonso, Sarnelli, Gennaro per Antonello Catania, Cocco, il lancio è sbagliato ed è comodo la presa di Campese. Trentacinquesimo del primo tempo. Il ritmo è un poco sceso, probabilmente la stanchezza e il caldo, ricordiamo che è stata una giornata caldissima e con una percentuale di umidità pari all'80%, quindi potete ben immaginare come si stanno affrontando le due squadre in campo. Cocco riparte e cerca di lanciare Antonello, ma ancora una volta il gioco è letto bene dalla difesa e parte ancora Antonio Penguin in posizione regolare, che però stavolta si fa ipnotizzare dal portiere e che fa una grande parata a Giancarlo Martelli e sfuma un'altra buonissima occasione da gol per la partenope. A terra mi sembra Mario Salvati, che già prima soffriva, infatti si sta preparando la sostituzione. Probabilmente lascerà il campo il numero 5. Infatti esce il numero 5 Mario Salvati. Thank you.
Esce il numero 5, vale, salvati, si esigerà a sé. Troppo la vista non è più quella di 10 anni fa. Non riesco a individuare sul ventrale. Si gira, vediamo magari con uno della maglietta. Prende il posto di Mario Salvati, quindi probabilmente Roberto Sellitti, numero 14. Roberto Sellitti, la camminata mi sembrava quella di Roberto Sellitti ed è confermato, entra Roberto Sellitti al posto dell'infortunato Mario Salvati. Cambia poco, se non magari un po' di esperienza in più di Mario, il ruolo è lo stesso. Ecco il suo primo pallone Roberto, la gioca bene con il suo compagno di reparto, prova a mandare Antonello Catania che si lamenta del trattamento ricevuto da Carlo Coppola, ritenuto regolare dall'arbitro, e quindi si riparte con la palla nei piedi della Partenope. Campilongo cercava di fare una cosa semplice ma è stato intercettato. Antonello Catania è partito, ha superato questa volta il buon Ciro Pellecchia, il movimento era giusto e dal boato del pubblico mi sembra evidente che tifano tutti quanti per l'Alba Soft. Vabbè, ci può stare. D'altra parte la telecronaca è di parte, quindi che il pubblico possa tifare ci sta tale quale. Roberto fa sentire i suoi tacchetti sul giocatore della Partenope. Antonio Pengui cerca di mandare a Ciro che come una freccia va sul lato destro, prende la palla prima che uscisse la stessa fuori, mette al centro e l'arbitro fischia un fallo fuori gioco? Sembrato un fallo di Maurizio Barco ai danni di Roberto Sellitti. Cinque minuti all'intervallo che penso sia più che meritato. Fuori gioco abbastanza netto di Antonello Catania che viene rilevato dal guardalinea e quindi la partita riprenderà con un fallo a favore della Partenope. A batterlo Ciro Colimoro per Livio Franchi che l'ha smista su Ciro Pellecchia. Mario Carnevale libero sul lato di sinistro riceve in questo momento, guarda i suoi compagni e riparte da dietro con Massimo Marotta che riparte ancora da Livio Franchi, ancora Ciro Pellecchia che c'ha spazio davanti a lui, guarda, ottima la finta di Sasà che manda Antonio Rosario Esposito, ottimo il passaggio che cerca Mario Carnevale, ottimo l'intervento del centro, mi sembra Alfonso Innocente. Cocorrese gestisce il centrocampo, Sernelli è venuto a prendersi palla prima del centrocampo, lascia Antonello Catania, buona la difesa da parte di Livio che prende la palla, Massimo si fa invece mangiare in testa da Salvatore D'Alterio, parte il lato sinistra Alfonso, buona la chiusura di Livio ad evitare guai maggiori visto l'avvento del bomber Antonello Catania su quella palla nel limite dell'area piccola della Partenope. Fallo laterale a favore dell'Alba Soft. Ancora Sarnelli butta la palla fuori per permettere
al centrocampista di ricevere le cure del massaggiatore. L'arbitro ha ritenuto opportuno fischiare a questo punto il fallo che precedentemente non aveva fischiato, e quindi ci ha ripensato e ha detto secondo lui era fallo. Soltanto gli stupidi non cambiano mai idea, e quindi adesso alla battuta l'Alba Soft. Palla al centro, ma è facile preda del buon Campese, anche se con un po' di brivido perché la palla gli era scivolata tra le mani, ma la batte con sicurezza sul lato destro, dove Carlo Coppola cerca un compagno vicino a cui dare la palla, lo trova in Rosario Esposito, che guarda a sua volta chi lanciare il pallone. Le marcature sono ben serrate, quelle dell'Alba Soft, che non permettono il gioco alla Paternò di potersi sviluppare in ampiezza. In questo momento c'è un fallo laterale a favore della Paternò. A batterlo sarà Ciro Colimoro. Tempo è ripartita la contesa tra le due squadre. Centrocampo in questo momento gestito dalla Partenope, con Ciro che però fa un errore clamoroso. Alfonso Bocchetti recupera un bel fallo laterale. Va lui a batterlo nei piedi di Antonio Cuccorese, perde la palla subendo però un fallo da parte di Maurizio Barco. Discussione tra Salvatore D'Alteri e Maurizio Barco. Non erano d'accordo sullo stesso argomento, cioè sul fallo. Probabilmente Maurizio non era a distanza regolamentare dalla battuta del calcio di punizione. Quindi si riparte questo calcio di punizione a favore dell'Alba Soft. Siamo arrivati al 45esimo. L'arbitro guarda il cronometro per decidere quanti minuti di recupero dovrà assegnare. Nel frattempo la manovra si sviluppa sul lato di destra della Alba Soft. Antonello Catalla non riesce ad intercettare il passaggio e quindi permette a Campese di far ripartire la Paternope. L'arbitro, senza neanche un minuto di recupero, manda le squadre negli spogliatoi a prendere un bell'acqua fredda e limone. Ecco uno delle grandi frecce all'arco della Paternope. Siamo qui
in panchina per il momento il buon Tobia Parisi, a cui chiediamo un'analisi della partita. È un peccato, un vero peccato, sono incazzato, ma tanto tanto incazzato per Mario, perché non esiste che tu, no, io dico sì, uno cerca di prendere il pallone, ma da dietro alza a uno da terra, punizione, Stranelli è l'unico che non doveva, l'unica cosa che non dovevamo fare, le punizioni, quello ci ha fatto la punizione e ci ha fatto gol. Poi le stande in questa partita, se finiva 3-1 il primo tempo, non avevamo rubato niente, perché per me la differenza è abissale nel loro gol. Credi che si cambierà il risultato del primo e secondo tempo? Penso di sì, perché loro in panchina non hanno tante qualità, quindi noi abbiamo qualche qualità in più in panchina e abbiamo anche più forza di loro. Bene, grazie, vediamo con Ciro cosa pensa di questo primo e secondo, di questo primo tempo. Ciro, stiamo lì. Vuoi dirci cosa pensi? Quindi la partita che stiamo... No, dico come hai mangiato ieri sera, a tavola. Diciamo che comunque abbiamo mancato 4-5 occasioni da gol, però loro è una squadra, soprattutto in attacco, che si muove molto bene. Dobbiamo stare molto attenti, soprattutto alla fase difensiva. Mi sembra che stai mantenendo bene la tua posizione. Sciolto dalla schiena, sicuramente sto mantenendo bene. Però comunque credo che se riusciamo a realizzare qualche gol in più ce lo meritiamo. La punizione di Sarnelli è un capolavoro. È bellissimo, l'incrocio di pali. Diciamo che l'ha vista l'ultima a tutto Campese. Non dobbiamo fare l'errore di fare falli là fuori, però non è facile, stando in campo non è facile. Grazie, vatti a fare una bella doccia. Ciao. Siamo qui con Lillino. Con Lillino qui. Dimmi tu cosa è successo, bravo, una bella domanda. Massimo, cosa è successo? Abbiamo avuto un infortunio al ginocchio e stiamo un po' in panchina, assaggiamo anche la panchina. Intendevo dire, cosa è successo nella partita che stava 1-1? Mario da dietro, la regia che ci sta riprendendo, Mario da dietro che aveva fatto un fallo che non sta né cielo né terra. Abbiamo preso il gol e l'unico tiro che hanno fatto Sarnelli ci ha punito. Gli errori invece da parte nostra? Molti errori in fase d'attacco, ne abbiamo fatti tanti, dobbiamo concludere di più. Grazie al buon Lillino. C'è Salvatore Lanzaro, a cui chiediamo cosa pensa di questa prima frazione di gioco. Gran primo tempo, abbiamo sprecato qualche occasione. Dovevamo essere sicuramente con un punteggio più, l'1-1 non rispecchia quello che è stato il primo tempo. Loro hanno sfruttato l'unica occasione che hanno avuto con il jolly Sarnelli, che insomma ha fatto un capolavoro. Dobbiamo mantenere questi ritmi e crederci, perché siamo stati superiori sia atleticamente che tecnicamente che non tatticamente. Una punizione meravigliosa che va a fare il pari con lo splendido gol anche di Antonio. Sì, uno splendido gol, abbiamo avuto altre occasioni pure, insomma, non solo quella specie, sono state parecchie splendide azioni. Va bene, il pronostico? Ce la giochiamo, soffriremo ma ce la giochiamo e penso che secondo me riusciremo a vincere. Abbiamo anche una giocatrice. Ciao, come ti chiami? Antonio. Guarda lì che sei ripreso. E come è il tuo cognome? Pinto. E chi appartiene della squadra, della Partenope o della... Antonio. Della e chi fa il tifo, per questi colori qua o per gli altri? Per questo colore qua. Come pensi la partita? Guarda quella telecamera. Ti è piaciuto il primo tempo? Sì. Cosa diciamo? Forza Partenope? Sì. Uno, due, tre? Ah? Uno, due, tre? Forza? Partenope. Andiamo a sentire altre testimonianze. Roberto Pierro, un tuo giudizio su questo primo tempo. Allora, ho visto i compagni veramente molto ben messi nella prima mezz'ora, abbiamo dato anche spettacolo con delle belle azioni con Sasà Campilongo che ha fatto girare la palla benissimo. Peccato perché due opportunità abbiamo lasciato loro, una volta hanno colpito la traversa, una volta ci hanno segnato su un errore nostro difensivo, perché non si deve fare fallo in quel caso, e poi si sono un po' ingarbugliate le acque. Uno splendido gol. Uno splendido gol sia nostro che, anche, devo dire, anche una bella punizione anche loro. Ti stai riscaldando, giochi subito? Non ancora, mi hai detto di riscaldarmi ma non credo al primo minuto. Bene, bocca al lupo. Roberto. Stavolta invece parliamo con un avversario, Roberto Sellitti, l'ho riconosciuto dalla camminata che entrava perché tanti battaglie. Siamo lì.
Il tuo pensiero? Il mio pensiero è una partita abbastanza combattuta, divertente. Meritato l'1-1? Sì, più o meno sì, devo dire per forza sì. No, in realtà aspettavo la tua onestà intellettuale. No, diciamo che probabilmente sì, qualcuno di noi si è mangiato qualche gol precedente. Sì, il controllo del centrocampo è il vostro, quindi lo sai meglio di me. Quando c'è il centrocampo, poi le fasce vostre stanno lavorando molto bene. Pronostico? Pronostico 4-1 per il Foggia. Amen. C'è danno. Ciao. Chiudiamo le interviste con il bomber dell'Albasoft, Antonello Catania, a cui chiedo praticamente, prima che vada nella sua metà campo, un pensiero su questo primo tempo. Ciao Antonello. Ciao ragazzi, ciao Massimo. Il tuo pensiero su questa prima frazione di gioco? Avete giocato benissimo il primo tempo, abbiamo chiaramente subito la vostra superiorità, per essere onesti. Siamo usciti fuori gli ultimi 10 minuti e quindi 10 minuti e quarto d'ora abbiamo segnato e stiamo, diciamo, mettendo in equilibrio la partita. Quindi secondo tempo possiamo dire che la prodezza di un singolo ha pareggiato magari lo spirito di gruppo della partita? No, io ho visto una bella squadra su tutti i reparti, quindi non ho visto... Il intendevo dire Gennaro Sarnelli con voi, che ha fatto quella spettacolare punizione, avrei già il gol probabilmente più armonico della partita. Sì, comunque fa parte della partita Gennaro. Assolutamente sì, ha fatto una punizione, un capolavoro. Quindi... Vabbè, Gennaro lo sappiamo tutti, è un campione, fa la differenza, anche vabbè, si vede... Non c'è bisogno di commentarlo. Un po' sofferente della marcatura di Ciro, ti sta dando tanti calci. Non ci sto nemmeno io, voglio dire. Giocando solo di punta, chiaramente. Stai buffa, esatto, quindi vabbè, ma comunque vediamo cosa succederà il secondo tempo. Crepi lupo, ciao ragazzi. Da un centravanti all'altro. Ecco qua con Maurizio Barco a cui chiedo come vede questo primo tempo. Faticoso sicuramente, ma diciamo che questo orario ci ha sicuramente agevolati. Potevamo segnare certamente qualche gol in più. Mi sa che devi battere. Ci manca molto. Ci è mancato qualche gol che ci avrebbe fatto fare la differenza. Ritorno o vado dall'altra parte? Chiediamo a Paolo Pisa, siamo qui con Paolo, guarda, siamo lì. Paolo, un tuo pensiero su questo primo tempo? Ho visto la Partenope più tonica e l'Abasoccer un po' sulle gambe, però penso che la porterà a casa la Partenope, la partita, mi auguro. Perché saranno ha giocato con la Partenope per 2 anni? Tre anni è stato con noi a fare grandissimo. Iniziata il secondo tempo con palla nei piedi di Coccorresi in questo momento. Sarnelli si gira bene, Coccorresi. Salvatore D'Altero sul lato destro, finta, e il fastidio di Antonio Pengue permette alla Partenope di recuperare la palla. Ritornato in postazione. La schiena sempre più dolente per quella corsetta che ho fatto a centrocampi, quindi mi siedo proprio. Palla per il capitano che subisce un fallo non rilevato dall'arbitro. Si apre bene la manovra dell'Albasoft. Sarnelli però non riesce a recuperare la palla. Alla battuta Ciro Colimoro per Carlo Coppola, che lancia lungo per Maurizio Barco, ma impresa dir poco difficile quella
centravanti della Partenope per conservare quella palla. Nel frattempo riparte sul lato sinistro come il primo tempo Mario Carnevale, non ci sono state sostituzioni, mi sembra giusto dirlo, quindi gli 11 che hanno iniziato il primo tempo continuano anche il secondo. Carlo Coppola sul lato destro per Ciro Colimoro, Bou nel passaggio di prima per Rosario Esposito, chiude il triangolo per un po' forse troppo lungo e permette l'intervento di Massimo che manda la palla in fallo laterale. Questi li conosco, gli altri mi dirà. Opla, si è atterrato in questo momento Ciro Colimoro, preso da crampi. Vediamo se pensa subito a una sostituzione o entra in campo il masseggiatore. Palla nei piedi di Antonio che la gioca con Ciro che si è ripreso dall'incidente. Ottimo il movimento di Sasà, manda Maurizio Barcomo che viene anticipato, Salvatore D'Alterio, per ancora la partenza per giocare, ancora Antonio Pingue fa, mette a dura prova i riflessi di Giancarlo Martelli, di Martelli che in due tempi riesce a recuperare, a far sua la palla e rilanciare il terzino che riparte con Giancarlo. La Partenope mi sembra che in questo secondo tempo sia partita ancora più aggressiva del primo, viene un fuorigioco rilevato dal guardalinea, un fuorigioco di rientro e quindi la palla che si va ancora a 30 metri dalla porta e Giancarlo Martelli se la va a recuperare per poter battere il fondo. Ancora la Partenope a giocare al centrocampo, Antonio Pingue prova a trovare lo specchio della porta, fa una finta, ne fa un'altra, entra in aria, si trova da sbaglia la cosa forse più elementare, fa una differenza clamorosa Antonio, veramente mette sempre in ambasce la difesa dell'Alba che sono costretti a rinviare in maniera approssimativa e fa buona guardia la Partenope, perché a questo punto vedo che ha fatto una sostituzione, vediamo dopo. Antonio sbaglia il fare, è entrato Roberto Pirro numero 8 al posto posto di Massimo Marotta. Non c'è più Massimo Marotta nell'11 che affronta il secondo tempo, al posto di Massimino Marotta è subentrato Roberto Pirro. La battuta Salvatore D'Alterio in maniera abbastanza goffa, prendeva la palla prima Sasà, però poi fanno buona guardia la difesa dell'Alba con Pesacane che manda Antonello Catania che supera in velocità Livio Franchi ed è un grandissimo campese a metterci una pezza. Buono lo spunto di Antonello ai danni di Livio. Nel frattempo Ciro mi sembra essersi rimesso in forma.
Sasa perde la palla a centrocampo. Sarnelli imperversa, manda in porta il numero 10 Cocorese. Che con mestiere guadagna un calcio d'angolo. La battuta sempre Sarnelli col suo sinistro a girare. Bene al centro dell'aria, palo clamoroso da parte dell'Alba, come al solito il sinistro di Gennaro era meraviglioso, non sono riuscito a vedere chi ha messo la testa per deviare in porta, il Campese è battuto, Partenope salvata dal palo. Con questa occasione probabilmente si pareggiano le occasioni fallite dalla Partenope nel primo tempo e probabilmente questa paura metterà un po' sull'allerta la retroguardia della Partenope. Maurizio Barco prova a controllare un pallone ma viene fermato l'arbitro, redarguisce il capitano perché in maniera veemente chiedeva giustizia di un fallo subito da un suo compagno. In questo momento l'Alba è tutta riversata nella metà campo della Partenope. Fa buona guardia Rosario per Maurizio Barco, metterò la palla a terra. Un bellissimo gol fatto da Salvatore D'Alterio che ha approfittato dell'essere entrato in maniera troppo morbida su questa, ne ha approfittato e ha tirato un grandissimo fendente che ha colpito in maniera perfetta e Campese non ha potuto fare altro che raccogliere la palla dalla rete. Complimenti a Roberto, gran gol. In questo momento la Partenope deve rincorrere. Ci prova Mario Carnevale con Maurizio Barco, con Rosario Esposito, alla destra per Ciro Colimoro, mette bene la palla al centro ma non c'è, arriva adesso in questo punto, è subito un grandissimo gol. Di Mario Carnevale che con un sinistro ha pareggiato lo splendido gol precedentemente realizzato da Salvatore e la partita si rimette sui binari della parità. Bene, un po' di spettacolo ci voleva, complimenti. Forse con questo gol si fa perdonare dell'errore fatto in precedenza sull'azione del primo gol, quando sentendo appunto i commenti dei colleghi della squadra, un gol nato da un'ingenuità di Mario Carnevale che ha fatto farlo e ha permesso quindi al buon Gennaro di fare quel capolavoro. Adesso c'è un fallo a centro del campo. Thank you.
C'è mister Turiello che sta chiamando le sostituzioni, sostituisce il numero 30 Ciro Colimoro. Esce Ciro Colimoro ed entra Tobia Parise. Parisi. Entra Tobio Tobia Parisi al posto di Ciro Colimoro e vedo anche Lilli Romano che darà il cambio a Maurizio Barco. Quindi quando siamo arrivati al quasi al ventesimo, 37, no, un quarto d'ora, al quindicesimo del secondo tempo, sono due sostituzioni, mister Turiello mette nella mischia l'altro, diciamo, punta di diamante della Partenope, Lillino Romano, che aveva un problema alla caviglia e che quindi non ha potuto iniziare la sfida dall'inizio, al posto di Maurizio Barco, e Tobia Parise sul lato di destra al posto di Ciro Colimoro. Probabilmente accusava un po' di stanchezza Ciro già dal primo tempo. Ecco subito Tobia, palla nei piedi, manda Lillino, proprio Lillino Romano, che guadagna subito un fallo laterale. Avere in campo persone del calibro di Campilongo, Pingue e Romano sicuramente è un valore aggiunto, che fa il pari però con Sarnelli e Antonello Catania dall'altra. Roberto Ferro coordina la seconda palla in uscita dell'Alba Soft, Antonio prova a calciare, calcia, è buona, no, non viene inviata dal portiere, la palla va in fallo di fondo. E allora lentamente andrò in panchina a sentire e vedere anche gli umori della Partenope. Si riparte con il rinvio da fondo di Giancarlo Martelli. Approfitto per chiedere anche quelle che possono essere le considerazioni di uno dei capi storici del torneo intersociale. Ecco, cosa ne pensi di questa partita? Eh beh, è una bella partita, equilibrata, qualche bella giocata di buon livello tecnico. Due compagini che si sono sempre negli ultimi anni hanno trovato sempre in finali delle belle partite. Nel frattempo c'è un episodio molto dubbio che manda in contropiede l'Alba Soft, perché tutta la Partenope si era fermato. Gennaro Sarnelli prova a calciare, buona la difesa di dicevi, scusa. Tutto ok, bene. Non ho visto se ci sono stati cambi fra il primo e il secondo tempo. È entrato Roberto Pierro, Lilli Romano. Quindi forze fresche, comunque l'equilibrio permane, almeno fino adesso. 2-2. A dopo per la prima azione. Nel frattempo c'è stato un calo di tensione e i riflettori si sono spenti e stanno decidendo se riescono a vedere o meno la traiettoria della palla.
Ecco qua, nel frattempo si sta cercando di accendere le luci perché sicuramente così c'è qualche problema di... Vediamo cosa ne pensano tutti quanti. Ci sta anche il professore Guglielmi, a cui dico... E ancora? C'era rigore? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anche il segnalino ha segnalato. Come cominciamo stesso? Siamo sulla panchina e vediamo chiaramente gli umori con questo faro che non si capisce se... Vediamo il primo sostituto, un po' stanco, Maurizio Barco. Vediamo cosa pensa. Niente di buono. Andiamo dalla presidentessa. Vediamo che mi ha cercato e tu vieni, ti devo dire delle cose. Cosa vuoi dire? Non posso commentare perché non so cosa dire. Perché... Poche, ma sentite parole. Forza Partenope. Forza Partenope. Ritorniamo da Maurizio. Maurizio, allora, un po' stanco. Massimo, stanchissimo e comunque partita difficile, visto anche tu. Meno male che siamo riusciti a recuperare il gol di svantaggio perché sarebbe stato veramente critico. A livello di azioni da gol siamo nettamente in vantaggio, purtroppo abbiamo segnato solo due reti. Loro hanno preso un bel palo, sì, però la somma, diciamo, delle azioni importanti a favore nel nostro primo tempo e diciamo pari nel secondo, diciamo, ci avrebbe forse permesso di fare qualcosa. Nel frattempo Mario Carnevale ha chiesto il cambio e Peppe Turiello subito ha messo in moto Salvatore Lanzari e Gianni Perruno come sostituirli. Nel frattempo la palla viene gestita in questo momento dall'Alba Soft a centrocampo, Gennaro Sarnelle. Abbastanza veloce la manovra dell'Alba. Sul lato destro si sviluppa la partita. Gennaro prende la palla, Salvatore manda Antonio, che manderà Lillino. Facciamo il gol, Antonio, vai! Boom! Animali quando entrano si fanno male. Dai che facciamo il gol, ragazzi, dai, dai che gol, vai Antonio, vai. Lillino Romano perde un'altra, dai, occasione. Facciamo il gol. Sì, nel frattempo Satà, eccolo, porta la palla al centro. Buona Ciro Pellecchia. Vai che vantaggio, dai, ha dato il vantaggio, dai. Manda la palla a Roberto Pirro che la gioca sul lato destro con Tobia. Una punizione non fischiata per il vantaggio e Ciro Pellecchia si lamenta perché voleva che venisse fischiata. In panchina il malumore elevato per un calcio di rigore non fischiato che sembrava a tutti in maniera evidente. Scambiamo una chiacchiera con il mister in seconda, il quale è super concentrato. Cosa pensi, Rizzo? Vestite così dobbiamo fare 4 gol, però poi alla fine, vedi, rischi anche di perdere perché passa un tiro sporco e un calcio d'angolo, una mischia, e poi succede così. Bisogna mettere la palla dentro. Nel frattempo Sarnelli è arrivato al limite della sua area a prendere palla, quindi nel frattempo l'arbitro chiama in maniera selettiva Antonio perché probabilmente si lamentava del fallo subito e Salvatore D'Alterio.
Non lo conoscete voi, non lo conoscete voi. Cosa, come stai? Caldo? Turiello sembra aver scelto il sostituto di Mario Carnevale e quindi viene la sostituzione, entra Salvatore Lanzaro al posto di Mario Carnevale. Sentiamo cosa ci dice Rino Esposito. Rino, cosa pensi di questa partita? Al di là delle cose facili che hanno detto tutti quanti, dovevo vincere, così dipende di qualcosa di diverso. Non c'è niente da dire, ma essere obiettivi, li abbiamo dominato per gran parte della partita, però gli episodi ci stanno penalizzando. C'è tutto il pubblico di Bed TV, un abbraccio a tutti. Nel frattempo, giusto per chi non lo sapesse, si è avvicinato alla nostra panchina Massimo Franchini, bomber da 255 gol in Serie C, da guarda. Insieme a te. Io per problemi fisici, perché già faccio allerte. Problemi mentali del mio mister. Ecco qua, e si è dichiarato. Carlo Coppola sul lato destro per Tobia, sceso qui giù a prendere la palla, Tobia non sa a chi dare la palla, viene attaccato da Antonello Catania, gira su Rosario Esposito che la gioca su Livio Franchi, tiene Ciro Pellecchia sulla sinistra, preferisce giocare sulla destra. Sasà Campilò che manda in maniera perfetta Lino che fa doppio scarto e ha calciato sperando che andasse in porta, invece purtroppo no. Eccolo fresco di uscita Mario Carnevale. Mario, grandissimo gol, complimenti. Sono stato fortunato, diciamo. No, sei stato bravo. Sono contento perché stiamo giocando bene, la squadra sta giocando bene e secondo me merita di vincere. Sul primo gol probabilmente una tua disattenzione gratuita? Diciamo così, però hanno individualità come Sarnelli che è fortissimo, copre bene la palla e poi le punizioni sono uno dei suoi pezzi migliori e l'ha messo all'incrocio. Comunque complimenti, bellissima partita. Vatti a fare una bella doccia. Antonello Catania nel frattempo gestisce la palla, la gioca sul centrocampo, Sarnelli a gestire il pallone, attaccato da Salvatore Lanzaro e subisce fallo. Buono Peppino. Si stanno scaldando gli animi Franco Pisacane, probabilmente ha qualcosa da dire al mister. Massimo, si stanno scaldando gli animi. Il mister ascolta in silenzio la reprimenda fatta da Pisacane. Ma pure voi state lì, guarda. Purtroppo il tema è sempre lo stesso, la finale è sempre una partita estremamente particolare. Calcio in porta l'Alba Soft, buona la presa di nel frattempo anche in campo si stanno riscaldando gli animi. Siamo quasi alla mezz'ora del secondo tempo.
visto noi, sì. Peppi, ma ti metti al suo livello, Peppi? 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 Peppi, Turillo. Turillo, non metterti al suo livello. E noi no, facendo fare loro il bordello. Noi no. Noi no. Fate fare a loro il bordello, noi no, Peppi, mettete a livello su, state zitti e non parlo. Bravo, non avevi risposto a Franco Pisacà. A da voi. Silenzio, fate la differenza in silenzio. Certo è aperto. Fate la differenza in silenzio. Siamo diversi anche per questo. Gli animi sono riscaldati in panchina, giustamente, ripeto, la finale è sempre una partita abbastanza sentita da tutti. Chi più, chi meno. Nel frattempo chiamiamo una delle certezze di questa squadra quest'anno, che ha fatto sicuramente tante belle cose. Continua lo show. Va bene. Massimo, parliamo di cose serie. Buona partita la tua, fa caldo, sì. hai avuto problemi fisici o solo tecnici per la sostituzione? No, ho un problema al tendine che mi sto portando dalla finale di Castellammare e quindi niente, sono riuscito a giocare un tempo discretamente. Tieni conto che non giocavo dalla partita di Castellammare, sono a riposo, ho fatto terapie. Abbiamo fatto un'ottima partita, un ottimo primo tempo. Stiamo ancora facendo. La stiamo facendo tuttora. Ma meritavamo il primo tempo di chiuderlo almeno 3-4-1 per le occasioni che abbiamo. Il secondo però loro sono usciti fuori con un palo, sono andati in vantaggio, buono la risposta della partenopea. Abbiamo pareggiato con Mario, ha fatto un gran gol, Mario Carnevale, ce la stiamo giocando a viso aperto, loro è un'ottima squadra. Però noi abbiamo fatto molto molto bene il primo tempo, devo dire la verità. Nel frattempo la manovra si svolge con Rosario e con Roberto, che gioca bene su Salvatore Lanzaro. Antonio Pingue va sulla sinistra, non lo vede bene invece a Sasa Campilongo, gira sulla destra per Tobia Parisi, che prova l'uno contro uno, ci riesce, lo supera, no, ci ritorna, fa ancora. Sei riuscita a superare due persone, l'ha messa al centro, perfetto l'azione di Tobia Parisi, che era entrato nell'area dell'Alba Soft. Ha creato un po' di scompiglio in quella che era la difesa dell'Alba. Nel fuori gioco per noi e dopo ci mangiamo il gol. Sono questi, ci dice, il fuori gioco là. Invece sei tu, invece di darci il gol, c'era un successo. Nel frattempo sono stato invitato a mettere una casacca per non dare fastidio al guardalinee. In questo momento c'è un fallo di Ciro su Sarnelli, che era riuscito a superarlo. Su TikTok va a 1000, questa è la dicitura di Massimo Caprio, a cui chiediamo facciamo una domanda e una risposta. Prego Maurizio, mi dica cosa. No, c'è un TikTok di Massimo Caprio che è grande, su un campione, non ho capito. Nel frattempo l'Alba continua a tessere giochi con Gennaro Sarnelli. Nel frattempo però ecco
Antonio che lancia a Pingue, che non è riuscito però a intercettare la palla servita dal suo gemello del gol. Nel frattempo Massimo Franchini è subentrato e subito fa sentire le sue capacità fisiche. Bravo, bravo. Non riesce ad uscire in questo momento la Partenope. Subisce un altro fallo. Roberto Pirro subisce un altro fallo. Gennaro Sarnelli che si appresta a tirare l'ennesima punizione e impensierire a Campese. Presidentessa, si accomodi. Siamo qui con la sorella di Livio Franchi, alla quale grandissima sostenitrice della Partenope, alla quale chiediamo, dopo il calcio di punizione, che seguiamo con ansia, visto che usate il buon Livio, un po' nervoso. Questa volta Lucio riesce ad intercettare la traiettoria. Stefani, allora, due parole. Come la vedi questa partita? Dovevamo stare abbondantemente avanti. Una vergogna. 7, 13. Quanto manca? 9 minuti. Mancano 9 minuti alla fine della partita nei tempi regolamentari. Gennaro Sarnelli, che come al solito ha fatto una gran partita. Antonello Catania che viene, oppla, subisce il fallo da Tasa Campilongo. Sicuramente il migliore dei suoi, Gennaro Sarnelli, che ha tutto campo. In questo momento lancia Nicola. A 8 minuti dal termine la partita non si sblocca, due pari, molta tensione per entrambe le compagini di gioco. Tobia per ottimo movimento di Romano, supera il suo diretto avversario, al centro e salve, e si va in vantaggio sull'asse Romano Pingue. Come si diceva, a questo punto la differenza la fanno i singoli. Ottimo il movimento di Lillino Romano, che ha lasciato sul posto il suo terzino, lo ha messo una palla al centro e buon Pingo questa volta non poteva sbagliare. E a 6 minuti dalla fine la Partenope conduce 3. 6 minuti riparte l'Albatò. Antonello Catania, Sarnelli, Antonello Catania, Sarnelli, e la palla nel frattempo viene gestita dalla Partenope. Parte ancora a questo punto, bisogna essere tanto
astuti a tenere la palla. Nel frattempo ci sarà l'altra sostituzione, entrerà in campo Bruno Cavuto. A questo punto deve essere la capacità gestionale della squadra in vantaggio a non permettere altre ripartenze dall'alba e portare la coppa a casa. Ancora Tobia va sulla destra, cerca di superare il suo diretto avversario, non ci riesce perché si è raddoppiata la marcatura. Ottimo il recupero di Rosario, che la gioca dietro con Sasà, che a sua volta la gioca in maniera impeccabile. Sicuramente tra i migliori in campo il numero 33 della Partenope. Ancora Rosario, gestire la palla. Roberto Pierro vicino per Antonio, che riparte ancora. Ottimo per Salvatore Lanzaro, tiene la palla. Antonio gli dà sostegno, 1-2 con Lillino, buono l'intervento del capitano dell'Alba, ma non ci sono uomini amaranto da quest'altra parte, quindi gioca ancora la Partenope, sbaglia stavolta Tobia, ancora Sarnelli sugli scudi, prova a partire lui da solo. Lillino lo prova a fermare, non ci riesce. Buono l'intervento di Ciro, che anticipa il buon Franchini. Vai sulla faccia! Tobia lancia Pasquale Romano, che va. Antonio Pingue ancora, se la mette al centro con Salvatore Lanzaro, che era pronto a chiudere la partita. Alla prossima, appena è uscita, calma, stanno giocando, ma che casino. L'invio di Giancarlo Martelli è preda di Rosario, che la rinvia nei piedi di Franco Pettinari. Guarda i suoi compagni e decide di darla a Salvatore D'Alterio e riparte l'Alba Soft, giocando su Gennaro Sanelli, anticipato in maniera magistrale da Tobia Parisi. Gioca Roberto Pierro la palla e porta va bene, riparte Antonello Catania, finta sulla destra, manda a Franchini, grande no. E l'Alba pareggia a 3 minuti dalla fine. Siamo 3-3. 3-3. A 3 minuti dalla fine non è stata capace la Partenope per gestire il tempo, che è probabilmente una prerogativa di questa squadra, che già durante il torneo ha subito un gol ed è uscita dalle prime 4 perché non ha saputo gestire il tempo. Siamo 3-3, partita sicuramente spettacolare. Nel frattempo ci sono altre sostituzioni. Abbiamo buttato una partita.
Riparte la partita con la Partenope che probabilmente ci ha da recriminare. Si riparte. Tobia Parisi sul lato destro. Cerca di mandare Romano che si appoggia sulla schiena del centrale che si butta a terra e giustamente subisce fallo e l'arbitro fischia la punizione. E vediamo come procede la partita. Oramai siamo agli sgoccioli di questa partita. Ancora palla nei piedi di Gennaro Sarnelli. Cerca l'1-2, lo trova con Antonello Catania. Riparte un'altra volta Sarnelli. Subisce il fallo di Sa Campilongo. Tre minuti e si passerà, se non succederà qualcosa in questi tre minuti, ai calci di rigore. Francesco, tu mi senti sempre? Sì, dall'altra parte, mi dai un segnale? O sto parlando? Ok, benissimo. La battuta di questo calcio di punizione va all'Alba Soft che tira direttamente in porta, ma la palla va sopra la traversa abbondantemente. C'è tanta recriminazione in questi, sulla panchina della Partenope, perché per la ennesima volta non si è stati capaci di gestire il tempo. E quindi in questo momento la stanchezza si fa proprio evidente, gli errori si manifestano in maniera clamorosa. Mi sembrano quasi assegnati a fare i calci di rigore entrambe le formazioni. Lucio Campese rinvierà in maniera abbastanza profonda per il Pingue, ma è ancora l'Alba Soft da gestire la palla. L'intervento di Livio su Antonello Catania, Stradica che fischia l'arbitro. E fa alzare le ire del mister. In questo momento l'arbitro probabilmente poteva permettere lo sviluppo dell'azione da parte della Partenope anziché fermare per un fallo a favore della stessa Partenope. Alla battuta va Livio. Cercherà Felice. Lucio per Salvatore Lanzaro che prova a portare la palla. Gioco Roberto Neri, l'arbitro fischia e si va ai calci di rigore. Sasà Campilongo, sicuramente uno dei migliori in campo. Complimenti Sasà, è per la tua forma fisica e soprattutto per come detti i passaggi e tutto, vabbè, inutile dire. Rammarico.
C'è rammarico perché la partita era finita e bisognava gestire meglio la palla, bisognava gestire, mancava un minuto alla fine, più due di recupero. In questi momenti qua bisogna essere lucidi e far girare la palla. Oggi, cioè, a quel punto si doveva soltanto mettere la palla in cassaforte e portare la vittoria a casa. Tutti concordi con questa analisi, purtroppo è andata in questo modo. Dove non c'era bisogno di andare dentro. E... Ma va bene lo stesso, no, assolutamente. Abbiamo fatto una grande partita. Una dimostrazione di salute della squadra. Vabbè, che sicuramente... ma 11 luglio, voglio dire, anzi bisogna fare i complimenti. 30 gradi e 80% di umidità. A questi giovanotti. Tu che fai invece? Io sì. Io sto nella cerchia. Mettere il rigore dopo festeggiamo insieme. Ciao. In panchina con... chi purtroppo per scelte tecniche non ha potuto dare il proprio contributo alla causa partenope e che chiaramente è uscito per questo. Gianni Perruno sicuramente una persona di squadra, una persona che crea gruppo, una persona che conosce anche dei tavezzieri molto buoni, che casuale volete avere qualche cuscino, mi manda. Vediamo cosa ci dice della partita. Della partita del tavezziere. Eccola qua la partita, purtroppo. Allora no, più della partita a questo punto chiedo il tuo stato d'animo, sicuramente amareggiato per non aver potuto giocare, ma sicuramente orientato alla vittoria finale. No, ma vabbè, ma chi è che non avrebbe potuto giocare anche due minuti? Vabbè, sono amareggiato, è andata così purtroppo. Poi ci sono delle scelte da fare per le fasce, tante cose che si mettono assieme. Altro dispiaciuto della situazione sicuramente Sisto. Sisto è una persona che ha subito veramente durante tutto l'anno probabilmente quello che, secondo il mio modo di vedere, ha giocato meno degli altri, pur avendo delle doti tecniche abbastanza importanti. Sisto, come gestisci questo dispiacere di non aver giocato? Lo giustifichi, come stai? Sto benissimo, Massimo, non devo giustificare nulla perché mi fa piacere far parte di questo gruppo di persone eccezionali. Il mio piacere è quello di stare insieme, allenarmi, infatti sono stato quasi sempre presente agli allenamenti, poi la partita è una cosa in più, dipende poi dalle scelte tecniche di chi le fa, chi è deputato a farle. Dispiace per questa finale di partita perché abbiamo dominato in lungo e largo per tutta la partita, abbiamo concesso pochissimo, potevamo chiudere il primo tempo in vantaggio di più gol, però purtroppo non è stato così. Ottima partita, una temperatura, un periodo di caldo afoso, a questa età non è facile. La è la sintesi perfetta di quello che è lo spirito partenope. Praticamente si viene per stare insieme, si gioca bene, non si gioca va bene lo stesso. Chiaro c'è dispiacere, ma adesso andiamoci a godere questi calci di rigore. I primi a battere sarà la partenope, con Livio Franchi a battere il suo calcio di rigore. Aspetta il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, batte Livio e rete. Bel rigore tirato nell'angolo. Si è appreso sul dischetto Gennaro Sarnelli. Quasi una sentenza ancora prima che lo batte Gennaro. Vediamo se Lucio riesce a fare il miracolo. Fischio dell'arbitro, batte Sarnelli, rete. Sono qui con Mario Salvati a commentare il calcio dei rigori. Mario, allora, cosa dici? Niente, è una bella partita, sì. Problemi, eh? Al dottore.
Sì, ti sei allenato poco? No, c'ero, come si dice? Già tenevo l'attore. Va Antonio Pingue sul dischetto, anche qui ottimo il rigore alla destra del portiere. Bella partita combattuta. Risultato giusto? Giustissimo, va bene così, va. Perché lo devi dire o parli dei tuoi compagni? No, o perché no, lo mezzi no, mi fa piacere così, così si finisce con i rigori e così, capito? Secondo me. Alla battuta va Francesco Pesacane. In questo momento la Partenope conduce per 5-4. Pesacane aspetta il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Calcia Francesco. Rigore impeccabile nell'altra parte, Lucio Campese è battuto. Secondo me qua non si finisce più. No, no, qualcuno sbaglierà di sicuro. Comunque una buona giornata di sport sicuramente, sì, sì, due, compagini, due compagini che si conoscono ormai bene. Sasa Campilongo forse il migliore in campo per la Partenope. A battere il suo rigore, che lo batte in maniera impeccabile. È una sentenza un po' come quella di Gennaro Sarnelli, devo dire la verità, sono i migliori. Lo stesso Franchini, qua parliamo di giocatori che hanno fatto veramente gli annali, no? Quindi vediamo Massimo come... Si vede loro come vanno... Sono sereni. Aspetta il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Batte Massimo Franchini senza proprio... E anche il buon Pasquale Romano mette a segno il suo calcio di rigore in attesa appunto di vedere il prossimo della Alba Soccer a tirare. Sul dischetto si avvia il buon... E viene la parata di Lucio Campese sul Antonello Catania, che si è fatto totalmente ipnotizzare da Lucio, che è riuscito addirittura in maniera neanche tanto plateale a sventare la possibilità di pareggio da parte dell'Alba Soft. Si appresta a tirare il rigore forse decisivo, saluto De Lanzaro che lo centra e dà la vittoria meritata alla squadra della Partenope. Trionfo forse meritato, forse aspettato, sicuramente come dire, sudato, è un premio per il presidente che andrà a festeggiare i suoi 60 anni con un altro trofeo in bacheca. Ai microfoni quello che ha sancito la vittoria finale della Partenope, Salvatore Lanzaro. Salvatore, ma come sei andato su quel dischetto? Deciso, ero sicuro. Sapevi di fare gol? Assolutamente sì. Merito assolutamente al nostro
uomo della provvidenza. Grazie, okay. Grazie. Mister, eccoci, un commento al volo, meritatissimo. Veramente meritato, abbiamo preso gol a 2 minuti alla fine, una partita che secondo me meritavamo di vincere. C'era un brutto presagio, però poi alla fine i rigori ci hanno dato ragione. C'è stato riconosciuto anche dagli avversari. Finiamo il campionato con 3 coppe, terzo posto, io penso che è una squadra da 9 questa. È stato un incidente. La partita persa con l'Evergreen in campionato. Ed è proprio la stessa cosa che stava succedendo qua, che è successo qua, la gestione del tempo. Probabilmente si deve lavorare su questo, in vantaggio, e pronti per festeggiare? Sì, aspetta un attimo che ci prendiamo. Il parere degli avversari, Cocco Corresi, sicuramente l'anima della squadra avversaria, un commento, una valutazione della partita, meritato, non meritato? Secondo me alla fine sì, diciamo che è stato purtroppo l'epilogo dei rigori, comunque lascia sempre un pochettino di amaro in bocca, però alla fine è stata una bella finale, tranquilla e come non si vedeva da tempo. Complimenti per l'onestà intellettuale e complimenti a voi per la splendida partita. Probabilmente qualcosina in più l'ha fatta la partita nel primo tempo, qualcosina in più forse quella del secondo, con quella traversa, con quel palo e con azioni. Poi riacciuffate anche il punteggio alla fine su una disattenzione clamorosa, il centrocampista che portava la palla, però alla fine i rigori hanno dato. Capito, c'era molta stanchezza in campo. Faceva molto caldo, 30 gradi, comunque è stata veramente una bella finale. Ecco, complimenti ancora. Saluti lì alla telecamera. Complimenti ancora. Grazie, Anto. Bravo, Cristo! Ovviamente si conclude con quello che è l'artefice di tutto questo, il nostro presidente Livio Franchi, dove praticamente non basterebbero 20 minuti per dire tutto quello che vorrebbe dire, però solo poche, ma sentite parole. È stato difficilissimo,
in modo che non te lo dici tu le cose che già mi sento dire, meritatissima. Devo riconoscere un'onestà intellettuale agli avversari. Tutti hanno confermato che meritavamo di vincere, sebbene calci di rigore, però voglio dire, nessuno, lo stesso Cuccorese, ha detto che meritavamo la vittoria. Massimo. Quindi questo è un plauso sicuramente a loro. E cosa ci vuoi dire in merito a quello che... Non tanto la partita, perché si è sviluppata e sono stati sciorinati tutti i concetti. Probabilmente il concetto più profondo è quello del nostro gruppo e della nostra... Allora, devo dire qualcosa in più sugli avversari, perché loro hanno fatto una disamina a fine partita, secondo me onestamente corretta. Io te la faccio durante la partita, si sono comportati benissimo in campo, non c'è stato mai un fallo, né fatto né subito né cattivo, falli da calcio normale, mai uno screzio in tutta la partita, e questo glielo riconosciamo. Io devo dire solamente una cosa, perché si potrebbe dire meno una cosa. Innanzitutto grazie all'amico mio Peppe, perché si è preso una patata bollente quest'anno, che non era bollente, era incandescente. Quando una squadra vince, prendere la squadra è stata veramente è difficile. Poi ti passo la parola, scusami. Io voglio dire solamente una cosa, perché già sono state dette tante parole. Il primo posto faccio 60 anni. Lo sappiamo tutti. Il mister e altri amici mi hanno detto: regaliamo una coppa al presidente. Grazie ragazzi, questo è stato il più bel regalo. Grazie. Mazzarella quest'anno 3 su 3. Abbiamo fatto 3 finali, i ragazzi veramente hanno meritato, hanno fatto una bellissima partita. Prendere gol 2 minuti alla fine è stata una brutta ammazzata. Non meritavamo di perdere, niente, nelle finali esce fuori sempre una grande partenova. Probabilmente si poteva chiudere il discorso già dai primi 45 minuti e non è stato fatto. Probabilmente la partita doveva finire 5 minuti dopo, nel senso che dovevamo tenere noi la palla, e non è stato fatto. C'è ancora tanto da lavorare. C'è tanto da lavorare, ma in queste partite viene fuori anche l'aspetto emotivo. La partita stava finendo, a qualcuno gli hanno tremato le gambe praticamente e non si è riusciti a gestire il pallone come si doveva. Ci lavoreremo su questo, tanto siamo usciti dal campionato per un problema del genere. Basta non far giocare Mazzarella e fargli fare la telecronaca. Mazzarella si deve riprendere, perché abbiamo bisogno del grande Mazza. Corretto, meglio che io non gioco, faccio il telecronista, così vi divertite. Concludiamo con uno degli artefici, se quella partita si vince perché le gambe tirano, e se le gambe girano è tutto più semplice. Merito indiscusso del nostro preparatore Rino, a cui non chiedo il commento della partita, chiedo come l'ha vissuta in panchina, ho visto un po' di nervosismo, e chiedo fondamentalmente se ti aspettavi una partita così difficile. Ma sicuramente più che nervosismo è la preoccupazione di non riuscire a fare le cose semplici che vanno fatte in queste occasioni. La partita è stata complicata, ma ce la siamo complicata noi in alcuni momenti, perché per come si è svolto il gioco, soprattutto nella prima mezz'ora, potevamo tranquillamente chiuderla. 3 gol non ce li poteva negare nessuno. Poi abbiamo fatto degli errori proprio di mancata concentrazione. Abbiamo perso delle palle a centrocampo che hanno fatto scaturire 2 dei 3 gol che abbiamo preso, proprio per ripartenze che non sono state controllate. Quindi, al di là della disamina della partita, lo stato d'animo è quello di non vedere realizzare quello che tecnicamente eravamo in grado di fare, perché siamo più forti tecnicamente, ragazzi. Ti aspettavi i tuoi ragazzi così freschi? Ma devo dire la verità, noi abbiamo fatto un anno veramente molto intenso e devo dire un plauso a tutti, perché gli allenamenti sono stati molto molto numerosi, quindi vuol dire che le gambe giravano, perché c'è stato tutto un periodo di preparazione e di mantenimento dello stato della forma, che poi ha dato seguito a quello che abbiamo visto in campo, un dominio assoluto dal punto di vista fisico. Per concludere, un plauso agli avversari. Assolutamente, perché è un tipo di squadra un po' particolare, che però si è comportata, devo dire la verità, in maniera estremamente corretta. Hanno accettato la sconfitta perché sapevano che durante i 90 minuti siamo stati più forti noi, quindi plauso anche per il loro fair play. Grazie, buone vacanze. Grazie anche a te, Massimo. Grazie a Francesco. Per dimostrare a tutto il movimento dell'intersociale
che tra di noi amici non c'era niente. Se è stata rimandata questa partita è perché noi ce l'abbiamo con l'organizzazione del torneo, che senza consultare i presidenti che fanno parecchi sacrifici, e Giancarlo lo sa, non è presente, lo saluta a nome vostro, ritenevo giusto che fossero interpellati nell'organizzazione di una partita. Detto questo, e quindi ringrazio di questa iniziativa che abbiamo fatto con Antonello e dell'ospitalità, voglio dire due cose. I miei compagni di squadra mi avevano detto e mi hanno dedicato questa vittoria perché il primo agosto io faccio 60 anni. Però io mi sono già visto. Ma che sono uscito? Invece io voglio dire una cosa. Consentitemi di dedicare invece questa vittoria al nostro amico Enzo Forino, martedì di Farino, il secondo memoria. Questo programma è offerto da la partita per